Uomini e donne, Davide Donadei pubblica delle foto shock e poi rimuove tutto. Svela, dolore e tristezza, ho provato a riavvicinarmi a Chiara Rabbi ma... La relazione fra Davide Donadei e Chiara Rabbi non è terminata nel migliore dei modi. Dopo circa 2 anni d'amore, la coppia, che si è conosciuta e innamorata durante Uomini e donne, si è lasciata la scorsa estate non senza recriminazioni reciproche. A essersi assunto la responsabilità della rottura è stato lo stesso ex tronista, facendo intendere nel corso della sua esperienza nella casa del grande fratello VIP che la sua ex fosse molto gelosa. Dall'altra parte invece l'ex corteggiatrice, nonché scelta di Davide, ha più volte insinuato di essere stata tradita. Come ricordiamo dall'acceso confronto che i due hanno avuto negli studi del dating show di Maria De Filippi. Più volte Davide Donadei ha raccontato della sua relazione con gli altri vipponi durante la sua permanenza nel reality show, ammettendo che si sarebbe anche aspettato una sorpresa da parte di Chiara. Sorpresa che non è mai arrivata. Nonostante la Rabbi sia più volte intervenuta sui social per parlare del suo e dei presunti tradimenti, twittando anche diverse frecciatine, alcune mandate in onda durante la diretta del programma. Una volta uscito dal GF VIP, attraverso una storia su Instagram, Davide Donadei ha voluto smentire tutte le indiscrezioni che si sono rincorse nel corso dei mesi. L'ex vippone ha rivelato fra l'altro di essersi rivisto con la sua ex e di aver provato a trovare un punto di incontro. Sebbene Chiara Rabbi abbia ammesso di far di tutto pur di non incontrare Davide Donadei, sembrerebbe che i due si siano rivisti sabato sera in un locale di Milano dove c'erano alcuni amici in comune. Lui aveva pubblicato sui social un selfie con la canotta dove balzavano all'occhio alcune macchie di sangue, potete vederle cliccando qui, accompagnato da una didascalia, svelando che era seriamente intenzionato a riavvicinarsi a Chiara. Successivamente ha rimosso le foto e il suo sfogo è stato pubblicato nelle storie, aggiungendo queste parole. A spiegare meglio quello che sarebbe successo durante la serata di sabato ci ha pensato Amedeo Venza. Il blogger ha condiviso nelle sue storie il racconto di quello che sarebbe accaduto nel locale. Dopo le storie pubblicate, una parte dei follower ha appoggiato Davide Donadei, affermando di credere nelle sue buona volontà di recuperare il rapporto con la sua ex. Altri invece hanno avanzato dubbi sulla sincerità dell'ex tronista, in quanto i due fanno parte della stessa agenzia. A non credere nella buona fede dell'ex tronista ci sarebbe anche Deianira Marzano. Secondo l'influencer si tratterebbe di finto gossip. Sto un for, la come comfort, mentre abbattano i load e comfort, ricorcio mortor, sento un crocisce tor, lancio racchette aerosol, anche de când Deli era broke și se usa da aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce un miss call, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor la 0 grade viscol, nu tag nici stins mort, o să mă aud prin sol, transpir hipa prin pori, bile mari, zintor, că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau și-o scarul mare. Astrologia treabă ca urmare, sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, de când mai toți ziceau că...